Un utile netto di circa 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi destinati alla remunerazione dei soci, con una distribuzione superiore del 50% dell'attuale capitalizzazione di mercato. Questi i numeri del piano strategico 2023-2026 di Banco BPM, un piano basato su sette pilastri a supporto di clientela e territorio, con maggiore ritorno per tutti gli azionisti e piena integrazione delle ambizioni strategiche di sostenibilità e delle iniziative e target ESG. A orientare le direttive della nuova strategia, anche una posizione prudente rispetto alle previsioni macroeconomiche. Direi prudente nell'assumption di mercato, quindi una crescita molto moderata, sotto l'1% nei prossimi 3 anni del GDP, una riduzione dei tassi di interesse che sappiamo essere stata una leva di guadagno in questi ultimi 2 anni importante, ma che oggettivamente pensiamo che già dalla seconda metà del 2024 cominci a scendere. Questo però non impatta sulla capacità della banca di fare reddito perché abbiamo tutte le cose realizzate negli ultimi 12 mesi, in particolare nel mondo assicurazione, vita, danni e monetica, che chiaramente saranno invece un boost importante per sostituire quei ricavi che verranno meno con la riduzione dei tassi di interesse. Ecco, proprio in questi ambiti avete già individuato delle direttive di possibile sviluppo? Ha parlato prima di convincere gli italiani a passare dai titoli di Stato ai prodotti di risparmio gestito. Ma diciamo, non la metterei così, diciamo che nei periodi di tassi che crescevano il migliore investimento, e noi siamo stati molto felici di assecondare questa richiesta della nostra clientela, era investire in titoli di Stato, che peraltro era buono anche per il paese, e noi abbiamo collocato oltre 10 miliardi di titoli di Stato nel 23. È ovvio che nel momento in cui i tassi dovessero scendere, la plusvalenza che si viene a creare nel mondo dei titoli di Stato può essere, diciamo, può dare spunti per invece investire anche in altri prodotti come l'assicurazione vita, come il fondo di investimento, diciamo, non solo obbligazionari. Un piano fortemente dichiarato come standalone, ci sarà un margine di possibile, insomma, invece cambio di rotta nei prossimi anni? Ma diciamo, il piano è importante non solo perché è dichiarato standalone, ma perché è un piano impegnativo comunque, quindi bisogna dedicarci tutta l'attenzione. Noi siamo una banca che ha 20.000 persone, insomma, vanno tutte focalizzate sulla crescita, sullo sviluppo delle opportunità che abbiamo descritto nel piano, e oggettivamente quando si fa una fusione questo distrae molto e non fa concentrare su quelli che sono i driver di sviluppo. Per il piano previsti 800 assunzioni di giovani ad alto potenziale, che cosa si intende? Ma normalmente già nelle assunzioni che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni abbiamo assunto oltre 1.000 persone, finalmente dopo anni in cui non assumevamo, devo dire che la domanda per il lavoro in banca è fortunatamente tornata una domanda molto qualificata, quindi sono tutti studenti laureati o in economia o in discipline più tradizionali o addirittura in STEM, quindi tutte le nuove discipline legate più alla tecnologia. In particolare abbiamo segnalato che delle 800 nuove assunzioni, 200 saranno proprio del mondo high tech.